Alle 8:21 di questa mattina ha ceduto improvvisamente il ponte levatoio della darsena di Pagliari. Durante una manovra di chiusura del ponte ha ceduto la struttura e il ponte si è intraversato nel corso della via. Il divieto di transito delle auto, essendo il ponte in fase di manovra, ha aiutato a far sì che non ci fossero feriti. Scampato pericolo anche per l'imbarcazione della ditta di lavori subacquei per cui era stato aperto il ponte, transitata sull'acqua pochi istanti prima che la struttura collassasse. Siamo vivi per miracolo, raccontano dall'equipaggio. Il traffico automobilistico è stato deviato nelle vie limitrofe, per via delle Casermette per chi proviene da Lerici e per via privata Enel per chi proviene da Spezia. Il ponte è una struttura relativamente nuova, inaugurata nel 2010, sono ancora in fase di accertamento le cause del crollo. Abbiamo intervistato il comandante dei Vigili del Fuoco, Leonardo Bruni. L'evento chiaramente dipende da una manovra in chiusura del ponte per un malfunzionamento tecnico dell'impianto, un impianto pneumatico, idraulico, e probabilmente una disfunzione meccanica ha portato il ponte a uscire dalle proprie vincoli, dalle cerniere, che sono quelle che poi consentono l'apertura e la chiusura, e quindi il ponte poi si è destabilizzato e quindi l'abbiamo ora nella posizione in cui lo vediamo, inclinato, con peraltro ancora i pistoni che lo sorreggono. Insomma, questa è la situazione in cui ci troviamo, che chiaramente ora abbiamo congelato, stiamo facendo le verifiche del caso, abbiamo fatto intervenire anche i nostri droni per poter fare delle verifiche dall'alto e delle planimetrie dal punto di vista anche topografico della situazione, sia della parte superiore ma anche della parte sottostante, in modo tale da avere il quadro tecnico completo della situazione e poter fare quindi al più presto gli approfondimenti e le indagini anche da parte della Procura, che chiaramente dovrà verificare la situazione. Comandante, questa era una struttura molto nuova, inaugurata nel 2010, com'è possibile che sia successo questo? Ebbene, questo chiaramente sarà l'oggetto delle indagini, chiaramente la struttura è una struttura recente, anche semplice dal punto di vista meccanico, chiaramente c'è una problematica di malfunzionamento del sistema di movimentazione che sarà sicuramente approfondito al più presto. La preoccupazione che abbiamo avuto dal primo momento è che un eventuale ulteriore movimento del ponte potesse in qualche modo inclinare ulteriormente il pennone che sorregge i tiranti e quindi interessare la palazzina. Quindi al momento abbiamo evacuato l'edificio, dopodiché non appena avremo l'ok faremo la messa in sicurezza almeno del sistema per poter fare rientrare almeno le persone nelle proprie abitazioni.